La tecnologia, l'aumento della sensibilità al green, i cambi generazionali stanno creando nuovi paradigmi comportamentali che impattano molto anche nel settore della moda e il relativo mercato. La categoria moda di Confartigianato Imprese Padova, con il contributo di EBAV, ha organizzato un incontro di networking con gli operatori del settore, illustrando un'analisi dei principali trend. L'impegno che Sistema Moda si è dato è stato proprio quello di affrontare un'indagine molto profonda sul territorio padovano e comprendere quali sono i bisogni delle imprese del settore moda. Adesso, in questa seconda parte dell'indagine, abbiamo l'intenzione di fare proprio un esame più profondo dei trend di mercato e quindi offrire degli spunti interessanti di condivisione, di ragionamento e da cui partire per opportunità di crescita e sviluppo delle nostre imprese. Quali sono gli spunti che sono emersi? Beh, innanzitutto quello della sostenibilità. Sembra oggi un brand di per sé stesso parlare di sostenibilità, ma in realtà la sostenibilità è fatta di tante anime, dall'anima delle certificazioni, ai processi, alla scelta di materiali sostenibili, fino anche al comportamento dell'azienda, quindi il welfare aziendale piuttosto che la CSR. Altro tema importantissimo è quello della digitalizzazione. Oggi non solo è importante fare, ma è importante anche comunicare. Altro aspetto molto importante è capire com'è cambiato il consumatore, che a seconda della fascia d'età di appartenenza esprime e seleziona in maniera diversa ciò che gli interessa, il proprio atteggiamento verso la sostenibilità e propensione alla digitalizzazione. Per questo per le aziende è importantissimo capire quale sarà il proprio target e utilizzare i giusti strumenti per arrivare a questi nuovi consumatori. L'accelerazione dei processi di innovazione è così rapido, oltre a disorientare, porta a cambiare il mercato e alcuni modelli di business in un ambiente economico sempre più turbolento. Esattamente in questo scenario, però vediamo che probabilmente forse anche a causa della velocità, no, e del progresso tecnologico, che assieme all'innovazione resistono e anzi vengono valorizzati aspetti collegati al know-how artigiano, al sapere, ai materiali antichi. Ecco, lì in mezzo sta l'artigiano, che può scegliere se andare più in una direzione o nell'altra o cavalcarne entrambe utilizzando la tecnologia, il progresso, il nuovo strumento, il nuovo tool per costruire una canalizzazione del suo sapere antico, e grazie alla tecnologia riesce quindi a trovare nuovi sbocchi, nuove traduzioni, nuove applicazioni di quel know-how.